Buonasera, questi i principali titoli. C'è l'ok del Senato, il decreto dignità è legge. Sanità, la direzione generale del Pugliese annulla il concorso per infermieri e OSS. Indagato il presidente Mario Oliverio, nell'inchiesta Calabria Verde il PM chiede il rinvio a giudizio. A Lamezia l'ex sindaco Mascaro si potrà ricandidare, Ruberto e Paladino no. Incandidabili tre ex amministratori del comune di Briatico. A Satriano si è parlato di 'ndrangheta con il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e il procuratore di Lamezia Salvatore Curcio. Grande partecipazione alla prima edizione della gara cinofila amatoriale a Chiaravalle Centrale. A tra poco. Benvenuti a questa edizione del telegiornale. C'è l'ok del Senato, il decreto dignità è legge. Via libera definitivo dell'Aula del Senato al decreto dignità con 155 sì, 125 no e un astenuto. Il decreto completa così la conversione in legge. È stato approvato dopo decine di anni il primo decreto non scritto da patentati economici e lobby. È il primo decreto dopo tanti anni che mette al centro il cittadino, mette al centro gli imprenditori e i giovani precari. Finalmente i cittadini segnano un punto. Cittadini 1, sistema 0. Così Luigi Di Maio commenta l'approvazione del decreto dignità in Senato. Consiglio non richiesto a Luigi Di Maio. Raccontare balle dall'opposizione funziona, dal governo no, ha scritto Stefano Fassina, deputato di LeU, su Twitter. La vicenda di Renzi dovrebbe aver insegnato qualcosa. Decreto dignità con voucher e licenziamenti, 7.000 insegnanti è diventato decreto continuità. Sempre via Twitter, il coordinatore nazionale di MDP, deputato di Liberi Uguali, Roberto Speranza, risponde al ministro del Lavoro. Il ministro del Lavoro, dopo l'approvazione del decreto dignità, dice cittadini 1, sistema 0. Non è così. Caro Di Maio, oggi tornano i voucher, domani arriverà la flat tax e il sistema festeggia perché vince 2-0 contro i lavoratori. Sanità. La Direzione Generale del Pugliese annulla il concorso per infermieri e OSS. Con delibera numero 337 del 7 agosto 2018, la Direzione Generale del Pugliese CACC ha deciso di annullare la procedura preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 30 posti di operatore sociosanitario, di cui alla delibera numero 337 del 15/12/2017. Decide inoltre, si legge nella delibera, di annullare la procedura preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 18 posti di operatore professionale collaboratore infermiere, di cui alla delibera numero 336 del 15/12/2017 e di rinnovare le procedure preselettive assegnando alle rispettive commissioni il compito di presiedere a tutte le operazioni, ivi compresa la correzione e l'attribuzione dei punteggi ai candidati, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi in materia di selezioni pubbliche concorsuali. Indagato il presidente Mario Oliverio, nell'inchiesta Calabria Verde il PM chiede il rinvio a giudizio. La Procura di Catanzaro, nell'ambito di un fascicolo stralcio dell'inchiesta su Calabria Verde, società in house della Regione Calabria, ha chiesto il rinvio a giudizio del governatore calabrese Mario Oliverio. Lo scrive il quotidiano della Calabria. L'udienza preliminare davanti al GUP è fissata per il prossimo 12 dicembre. Oltre a Oliverio, nel procedimento sono indagati il suo ex capostruttura Franco Iacucci, attuale presidente della provincia di Cosenza, il sindaco di Acquaro Giuseppe Barillaro, l'ex assessore della Giunta regionale di centrodestra Michele Trematerra, l'ex manager di Calabria Verde Paolo Furgiuele e l'ex dirigente dell'azienda Franca Arlia. Le accuse riguardano la nomina di Barillaro in un distretto di Calabria Verde del Vibonese per far ottenere ai politici coinvolti un ritorno elettorale. Lamezia, l'ex sindaco Mascaro si potrà ricandidare, Ruberto e Paladino no. Paolo Mascaro, se lo vorrà, potrà ricandidarsi alle prossime elezioni. È stata infatti rigettata dal Tribunale di Lamezia la richiesta di incandidabilità avanzata nei suoi confronti dal Ministero dell'Interno, che insieme agli ex consiglieri comunali Pasqualino Ruberto e Giuseppe Paladino lo aveva ritenuto diretto responsabile dello scioglimento del Consiglio Comunale. L'incandidabilità è stata invece accolta nei confronti degli altri due ex consiglieri. I tre, nelle udienze tenute nei mesi scorsi nel Tribunale Lametino, hanno avuto modo di poter esporre
esporre le proprie ragioni dinanzi al collegio composto dai giudici. Il 22 maggio, giorno dell'ultima udienza per l'incandidabilità dell'ex sindaco Paolo Mascaro e degli ex consiglieri comunali Giuseppe Paladino e Pasqualino Ruberto, si era conclusa la fase dibattimentale con le discussioni degli avvocati e da allora si era in attesa della sentenza. In quell'occasione si era proceduto prima con la discussione da parte dell'Avvocatura di Stato e poi dei legali di Mascaro, Paladino e Ruberto, i quali avevano ribadito l'inesistenza assoluta di ogni presupposto per la dichiarazione di incandidabilità. Mascaro in questi mesi si è detto molto fiducioso. Abbiamo prodotto e spiegato tutto al meglio, aveva aggiunto. Non ci resta che aspettare. Incandidabili tre ex amministratori del comune di Briatico. La Corte d'Appello di Catanzaro, sezione civile, ha confermato l'incandidabilità di tre ex amministratori del comune di Briatico, sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2011 e all'epoca guidato dal sindaco Francesco Prestia. Dichiarati incandidabili l'ex vice sindaco Massimo Lagamba e gli ex assessori comunali Domenico Marzano e Gennaro Melluso, ritenuti responsabili dello scioglimento. L'ex sindaco Prestia non aveva invece appellato il verdetto di primo grado. Nessuna incandidabilità invece per gli allora consiglieri comunali di minoranza, Andrea Niglia e Milena Grillo, non ritenuti responsabili dello scioglimento già in primo grado. Nel 2014 Andrea Niglia è stato invece eletto sindaco di Briatico con una lista unica e nell'ottobre dello stesso anno è divenuto presidente della provincia di Vibo. L'8 maggio scorso però il consiglio comunale di Briatico è stato di nuovo sciolto per infiltrazioni mafiose ed a seguito di ciò Andrea Niglia ha dichiarato decaduto pure da presidente della provincia di Vibo. La Prefettura di Vibo e il Ministero dell'Interno dovranno quindi ora avanzare una nuova richiesta di incandidabilità nei confronti di Niglia, che tra l'altro il 31 luglio è stato condannato a 2 anni per corruzione elettorale aggravata dalla finalità mafiosa, nel processo Costa Pulita. Quale pena accessoria è stato condannato a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. Minacce di morte su Facebook all'ex sindaco di Rocca Bernarda. Minacce di morte sono state rivolte al consigliere comunale di Rocca Bernarda Francesco Coco, già sindaco della cittadina del Crotonese, da un profilo Facebook risultato falso. Coco, maresciallo dell'arma in pensione, ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri. Non mi fermeranno certamente queste minacce, io continuerò a fare il mio dovere, ha detto Coco, di cittadino e di consigliere comunale, lavorando per rilevare eventuali illegalità. A Coco è giunta la solidarietà del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia di Crotone. È l'ennesima prova, è scritto nella nota di Fratelli d'Italia, che il nostro territorio ha bisogno di uomini e donne in prima fila per difendere i valori portanti del vivere secondo regole e principi sani e giusti. Alla luce delle varie operazioni di giustizia che hanno interessato la nostra provincia nel mese di luglio e anche il comune di Rocca Bernarda, chiediamo alle forze di polizia e alle istituzioni tutte di fare fronte comune affinché il male che si affligge venga messo in evidenza e annientato. Il sindaco di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Belcastro, del PD, ha rassegnato le sue dimissioni. Il sindaco ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Comunale in cui si legge che, in considerazione dell'assenza dei consiglieri comunali che sostengono la maggioranza alla seduta del Consiglio Comunale per la data odierna, dopo attenta riflessione nel rispetto del ruolo istituzionale che ricopro e dei cittadini che mi hanno conferito il mandato, rassegno le mie dimissioni nell'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico e a favore della comunità amministrata. Belcastro ha adesso 20 giorni per eventualmente ritirare le sue dimissioni. Giovane in bici travolto e ucciso sulla statale 106 a Corigliano, rimpatriata la salma. È stata rimpatriata nei giorni scorsi la salma del 19enne Yallo Banna, che dal Gambia era arrivato in Italia dove ha però trovato la morte sulla strada statale 106 a Corigliano Rossano. Lo rende noto l'associazione Basta Vittime sulla strada statale 106. Il giovane era rimasto vittima di un terribile incidente in sella ad una bici il 14 giugno, all'altezza del chilometro 16 della strada della morte, nel territorio del comune di Corigliano Calabro, dove il gambiano era ospite in una struttura di accoglienza. L'investitore era però fuggito. Sono stati i carabinieri di Corigliano Calabro i primi a intervenire sul posto e a soccorrere Banna e a rintracciare dopo 24 ore il giovane e l'auto pirata, che peraltro non era assicurata. A Satriano si è parlato di 'ndrangheta con il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e il procuratore di Lamezia Salvatore Curcio. Il servizio di Bruno Cirillo. Seguitissimo e partecipato incontro ieri sera a Satriano per parlare di 'ndrangheta. Spunto il documentario fortunatissimo di Rai 3, Infinito Crimine, scritto a 4 mani dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e dal giornalista e scrittore Antonio Nicaso.
L'incontro voluto dall'amministrazione comunale del sindaco Aldo Battaglia è stato moderato dai colleghi giornalisti Fabio Guarna e Francesco Pungitore. Presente all'incontro anche il procuratore di Lamezia, Salvatore Curcio. Sentiamo ora le valutazioni del procuratore Nicola Gratteri appena arrivato a Satriano. Dottor Gratteri, dai piccoli centri parte il messaggio no all''ndrangheta. Ma bisogna cercare di trovare il tempo nel pomeriggio di sera, durante le ferie, di andare in più posti possibile, per cercare di intercettare le persone, ascoltare, per spiegargli qual è il male, qual è il degrado, spiegargli che la causa principale di questo sottosviluppo, di questa povertà ed emarginazione è proprio non solo l''ndrangheta in senso stretto, ma anche il modo di pensare mafioso. E quindi noi dobbiamo cercare di contrastare, di convincere soprattutto la gente che delinquere non conviene. Ecco, appunto, nonostante l''ndrangheta ha movimenti miliardi, insomma, di euro, però non conviene delinquere. Ma perché questi miliardi di euro non è che vengono distribuiti, questi miliardi di euro vengono concentrati nelle mani dei capi mafia, gli altri sono servi, schiavi dell''ndrangheta che sfrutta anche il lavoro gestito dalle mafie, un lavoro sottopagato in nero, e quindi non ha senso nel 2018 continuare a pensare, a giustificare, a trovare alibi per le mafie, così con se mape. Però sapete, c'è il lavoro, no? Sono stupidaggine, segno di ignoranza e di non riuscire a capire appieno qual è il degrado, lo sfascio. Voi pensate che noi abbiamo, per colpa delle mafie, il 9% di PIL in meno nel sud Italia rispetto al centro e nord d'Europa. Questo spiega che siamo veramente poveri, veramente emarginati, e allora noi dobbiamo cercare, oltre a fare noi magistratura, forze dell'ordine, il nostro dovere, e negli ultimi anni c'è stato un aumento dal punto di vista della qualità delle indagini. C'è una polizia giudiziaria di qualità, nel distretto di Catanzaro è arrivata e sta arrivando polizia, carabinieri, guardia di finanza di primo ordine. Abbiamo tra i migliori investigatori d'Italia. E la gente collabora poco, però sta incominciando ad avvicinarsi a noi perché ci vede più credibili, vede che dei risultati comunque li stiamo ottenendo. Un'ultima cosa, a Zungri si sospende la processione perché il boss voleva portare l'effigie, è un buon segnale. Ma purtroppo non è un fatto nuovo, purtroppo anche la Chiesa viene utilizzata come esternazione del potere da parte delle mafie. Ed ora al nostro microfono invece il procuratore di Lamezia, Salvatore Curcio. Allora, dottore Curcio, procuratore in una zona di frontiera, basta un nome, Scordovillo. Com'è lo stato dell'arte lì della magistratura e della sua azione? Beh, in questo momento l'ufficio di procura di Lamezia Terme sta vivendo un momento di criticità dovuto essenzialmente al trasferimento del 50% dell'organico dei sostituti verso altre sedi giudiziarie, e quindi abbiamo un po' di affanno, però insomma ci difendiamo. Il Consiglio Superiore ha già disposto un interpello per un'applicazione, arriveranno due nuovi magistrati ad aprile, quindi si tratta un attimino di riorganizzarsi, di raccogliere le forze ed andare avanti. Dottore, molta attenzione per quanto riguarda i fumi tossici della zona famigerata vicino all'ospedale. Non passa giorno che non ci sono operazioni, giusto per mitigare un po' questo rischio. Sì, il problema dell'inquinamento ambientale, della matrice aria e della matrice suolo, lì è molto, molto avvertito. Sono state fatte in sequenza una serie di operazioni, muovendo dal 2006 fino a pochi giorni fa. Ovviamente l'obiettivo è quello di restituire, attraverso un'azione congiunta di natura giudiziaria ma anche di natura amministrativa, quella di restituire l'area bonificata alla cittadinanza di Lamezia Terme. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, a tra poco.
Bentornati in studio, continuiamo con la cronaca. Sanzioni per oltre 6.000 euro sono state elevate ad un giovane che guidava senza patente, senza assicurazione e senza casco dai carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro. Il giovane portava a bordo del suo ciclomotore oltre 3 persone e alla vista dei militari ha tentato di scappare, ma è stato raggiunto ed il mezzo è stato sequestrato. Inoltre, complessivamente, gli uomini dell'arma hanno controllato quasi 170 persone, sequestrato 5 ciclomotori ed elevato 14 contravvenzioni al codice della strada. Aggredisce carabinieri a Gerocarne, arrestato un trentenne. Si sono scagliati contro i carabinieri e la loro macchina due ragazzi che nella notte tra il 6 e il 7 agosto sono stati notati dai carabinieri di Soriano Calabro nelle vicinanze della loro autovettura. In considerazione dell'orario e della posizione appartata, i militari hanno deciso di controllare e identificare i due giovani. Dalle prime battute del controllo, uno dei due giovani, visibilmente in stato di ebbrezza alcolica, alla richiesta di mostrare i documenti ai militari operanti, si è scagliato con veemenza dapprima contro uno dei due militari, che colto di sorpresa veniva raggiunto da alcuni pugni, e in seguito contro l'autovettura militare che veniva attinta da vari calci. La pronta reazione del secondo militare ha scongiurato il peggio e l'uomo è stato prontamente bloccato in attesa dei rinforzi e dei sanitari. Il giovane, quindi, Vincenzo Iogà, originario di Dinami, trentenne, è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza pubblico ufficiale ed è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della direttiva e dell'autorità giudiziaria. Fallito il colpo ai danni di un'anziana a Catanzaro, denunciata la truffatrice. Aveva appena terminato di fare compere al supermercato una signora di 92 anni quando, ormai a pochi passi dall'uscio di casa, è stata avvicinata da una donna che con modi gentili si era offerta di portarle il carrellino della spesa. Raggiunto l'ingresso dell'appartamento, la signora si è intrufolata in camera da letto chiedendo all'anziana donna dove custodisse gli ori e i preziosi. Quest'ultima, con coraggiosa freddezza e determinazione, le ha risposto di non possedere gioielli o altri oggetti di valore in casa a causa di un furto subito in passato. A questa risposta la donna, che aveva finto di prestarle aiuto, si è data immediatamente alla fuga. Tuttavia, la vittima della tentata frode non si è fermata e tempestivamente ha allertato il numero di emergenza 112, fornendo una minuziosa descrizione dell'accaduto e della colpevole, intercettata ed identificata dopo pochi minuti da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Cagliano, accorsa sul posto. L'acquisizione dei filmati di videosorveglianza del quartiere ed il rilievo di fotografie di impronte della malfattrice, una 53enne incensurata di origine bulgara, hanno permesso così ai militari dell'arma di ricostruire la vicenda nei dettagli e alla vittima, ad un testimone, di riconoscere l'autrice, consentendo quindi il deferimento in stato di libertà della truffatrice alla Procura della Repubblica di Catanzaro. Ed ora ci spostiamo a Serra San Bruno con questo servizio. Si parte giovedì 9 agosto con la seconda edizione di Serra in Festival, un evento voluto fortemente dall'onorevole Bruno Censore con la coordinatrice Maria Rosaria Franzè. Ospiti d'eccezione Massimo Giletti, Nicola Irto, Agazio Loiero, Domenico Locano e il direttore artistico professor Armando Vitale. Sì, abbiamo fatto tesoro naturalmente della prima edizione. Abbiamo cercato di rilanciare una seconda edizione molto ricca. È una seconda edizione che tiene conto delle vocazioni del territorio, senza rinunciare però al dibattito sui grandi temi, che ci sarà il primo giorno proprio, un dibattito coordinato dal giornalista Massimo Giletti, grande provocatore, uomo noto, di una certa fama. Abbiamo voluto che ci fosse lui per garantire un dibattito su un tema che noi abbiamo nominato così, Mezzogiorno di Fuoco. E in verità si tratta di riflettere sul Mezzogiorno e sulla Calabria, perché non vogliamo che vengano dimenticati. Noi facciamo sforzi naturalmente nei territori, a livello regionale, a livello meridionale bisogna riflettere perché c'è il rischio di cadute di investimenti, di nuova disoccupazione e quindi abbiamo bisogno di incalzare la classe politica e di incalzare i governi. Il dibattito vogliamo dedicarlo proprio a questo, ma poi il cartellone è molto ricco, ci sono scrittori calabresi di grandissima fama nazionale e internazionale, Mimmo Gangemi, Criaco, Vito Teti, il nostro antropologo, cartellone molto interessante e parleremo sempre di Mezzogiorno di Calabria e di come il Mezzogiorno e la Calabria vengono rivissuti attraverso la grande letteratura. E poi ci saranno momenti di festa, gli spettacoli serali, i concerti. E non voglio che venga dimenticato
lo sforzo che abbiamo fatto per valorizzare proprio queste contrade, i boschi, i sentieri, perché due giornate vengono dedicate ai cammini delle serre e in una di queste giornate ci sarà un dibattito importante. Abbiamo investito l'assessore all'ambiente e vogliamo che si discuta di come valorizzare questi luoghi. Ci sarà anche un'altra assessora nell'incontro con Gangemi, l'assessore alla cultura Francesca Corigliano. Credemo proprio che verranno, insomma non dovrebbero esserci incidenti di percorso. Insomma, una bella festa per i serresi, per tutto il territorio, per i calabresi. Una festa che vogliamo si imponga sempre di più. Ed ora un appuntamento. In onore dei festeggiamenti di Maria Santissima di Porto Salvo, la pizzeria Rosticceria La Sfiziosa di Sergio Cappuccino sarà presente con il suo stand gastronomico il 9, il 10 e l'11 agosto in piazza Maria Ausiliatrice. Giovedì 9 agosto alle ore 20 inizia Sagra con Pipi e Patati o Pipi e Sardi. Venerdì 10 Sagra dello Stocco e Baccalà. Sabato 11 Sagra del Morsello. Tutte le sere si potrà degustare panini con salsiccia porchetta, wurstel, cotoletta, hamburger alla griglia. Per informazioni telefonare a Sergio 342 0168 152. Ed ora ci spostiamo a Soverato con questo servizio. A Soverato, presso la sede della Lega Navale Italiana, è stata inaugurata ieri la mostra di Irene Pamela Pace e Fiorentino Raffaele Pace. Quest'ultimo, nato in Calabria, dove vive e opera, figlio d'arte con uno spiccato interesse per l'archeologia industriale e tecniche di ricerca scientifica e strumentazioni meccaniche. Nelle sue espressioni pittoriche si percepisce l'energia cerebrale con cui gli antichi svolgevano le proprie attività. Non mancano all'arte dei fiorentini paesaggi, volti, simboli di tutto allo scopo di raccontare con le immagini il mondo di ieri e confrontarlo con oggi. Allora, punti di vita sì, perché oramai è un qualche annetto che amo imprimere i miei pensieri su superficie pittorica. Beh, io sono un artista, lo faccio per, sia per tradizione di famiglia sia per diletto. La mia arte va dall'espressionismo alla... proprio un'arte che vuole imprimere un'idea, un pensiero di un qualcosa, di un paesaggio, anche sull'astratto, e varia come tecnica, come diciamo dovrebbe essere il pensiero di un artista puro. Essere artisti non è facile, specie il giorno d'oggi e specie nella civiltà dell'elettronica. L'invito a venire a vedere questa mostra. Allora, l'invito a vedere questa mostra è molto semplice. Innanzitutto ci troviamo in uno scenario stupendo che è la Lega Navale di Soverato, immersa sia in un contesto di mare, cielo, terra, che ha pochi eguali in Calabria, e poi la curiosità di carpire magari il pensiero di quello che ha voluto trasmettere una persona come me agli altri. E poi ovviamente l'arte è relativa, ci può essere chi piace, chi no, e, diciamo è una cosa un po' personale. Pamela Irene Pace nasce in Calabria, dove ha sempre vissuto, è figlia d'arte. Nelle sue opere esprime sentimenti umani utilizzando il simbolismo e la raffigurazione di ciò che è nella credenza popolare. È osservatore delle opere a dover interpretare le immagini in base alla propria vita. Dunque, salve a tutti, mi chiamo Irene Pamela Pace e sono una pittrice, mi dedico all'arte sia per passione sia come professione e diciamo mi dedico alla pittura, olio su tela, e carboncino e matita. Ho avuto il piacere di essere ospite presso la Lega Navale di Soverato e, con una mostra insieme a mio fratello Raffaele Bruno Pace in arte fiorentino ed entrambe esponiamo le nostre tecniche totalmente diverse, la mia che va sul classico e la sua un po' più frizzante, amorfa, però con molto significato, e vogliamo un po' raccontare, io con il simbolismo e lui con dei tocchi di storia, diciamo archeologia industriale e anche quella bella favola che erano i tempi di una volta, quindi riprendendo il paesello, i giochi antichi e quello che è stato
il lavoro di piccole industrie di una volta come le segherie, che adesso non esistono più. E poi vogliamo un po' coinvolgere le persone che sono un po' prese da tutti i divertimenti dell'estate e portarli anche a visitare questa mostra che, come ogni anno, avviene qui nella Lega Navale. Quest'anno siamo noi ospiti. Posso dire di venire, e quindi invito le persone, potranno trovare stili diversi, volti, paesaggi, simboli, e magari rimarranno anche un pochettino stupiti. Grande partecipazione alla prima edizione della gara cinofila amatoriale a Chiaravalle Centrale. Oltre 50 cani hanno partecipato alla prima edizione della gara cinofila che si è svolta presso il campo sintetico di località Foresta a Chiaravalle, organizzato dal giovane chiaravallese Piero Azzarito. Qualificata ha avuto il compito, e non è stato facile, di assegnare il primo posto, che è stato assegnato al pastore tedesco di Mara Brancati, originaria di Taurianova. La giuria era composta dal presidente del gruppo cinofilo di Catanzaro, Nicola Cirillo, dalle dottoresse Laura Corea, Anna Flavia Piamazza, Daria Petraco e dal dottor Aldo Mustari. Presente l'amministrazione comunale con il sindaco Domenico Donato e l'assessore Sergio Garieri. Inoltre il numeroso pubblico presente ha degustato i prodotti tipici locali, preparati dal maestro chef Domenico Venturino, detto Rambo. Subito dopo il telegiornale andrà in onda uno speciale sull'evento. Con questo era tutto, grazie per averci seguito e buona serata.